We'll be right back.
Tangerine Dream, cioè il sogno di Tangeri, è uno dei gruppi pop che sicuramente ha fatto storia. Si sono formati in Germania 13 anni fa e i loro schemi si avvicinano a quelli della musica classica e della musica dodecafonica, quindi un tipo di musica sofisticato, difficile, ma ha successo. E questo successo aumenta quando si avvicinano per un certo verso alla musica dei Pink Floyd. Perché avete deciso di chiamarvi Tangerine Dream? Abbiamo scelto il nome del gruppo ispirandoci a una delle più popolari canzoni dei Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Il 1967, quando l'anno in cui vi siete formati, era un periodo, in quel periodo la musica che in tutto il mondo veniva suonata era la musica dei Beatles, era il tempo della musica rock. Perché la vostra scelta è andata però verso direzioni opposte, cioè voi vi siete ispirati agli schemi della musica classica. Perché avete deciso questo tipo di musica? We've started as a very conventional rock band as well. Certo, abbiamo iniziato quando i Beatles erano già famosi e si era in piena epoca rock. Abbiamo perciò voluto ispirare la nostra musica a qualcosa di molto diverso. Staccarci dal consueto del momento, un filone cioè che fosse un'alternativa per il pubblico giovane, per gli studenti che attendevano qualcosa di nuovo, ma che fosse in ogni caso valido. È stato un po' il nostro modo di fare la rivoluzione.
In 13 anni la società è indubbiamente cambiata. In che cosa la vostra musica è cambiata? Voi pensate che il vostro modo di suonare, il vostro modo di fare musica sia riuscito a seguire la società oppure ve ne siete distaccati? Abbiamo iniziato con un tipo di musica all'opposto del rock and roll e dei Beatles. Pur mantenendoci fedeli al nostro genere, abbiamo sempre seguito l'evoluzione della società e, come gli uomini cambiano, anche noi in questi anni abbiamo cambiato il nostro modo di fare musica, tenendo ben presente comunque un filo logico con la scelta iniziale. Non abbiamo ignorato il pubblico che ci ascoltava e ci seguiva in tutto il mondo e che si è mostrato sempre sensibile alle nostre proposte. Perciò possiamo dire di non avere né ignorato la società, né di essercene mai distaccati, preoccupandoci di essere sempre tutt'uno con i tempi che cambiavano. Che cosa recepisce il pubblico da questa vostra musica, che non è una musica di facile ascolto? We are trying to create with our music. Lo abbiamo già detto. In tutti questi anni abbiamo provato a creare atmosfere diverse, ma che non fossero incomprensibili. Comunque ci siamo sforzati di proporre atmosfere ricche di fantasia e di creatività, almeno crediamo. Il pubblico, da parte sua, ha sempre dimostrato di recepire ciò che noi gli abbiamo trasmesso, se volete, il nostro messaggio. E credete, a volte anche più di quanto noi stessi ci aspettavamo. Questo per noi è stato il miglior riconoscimento durante tutti questi anni.